tratta di un premio speciale, il dolce premio del cinema italiano, la dea bendata, a Michela Ramazzotti. Si tratta di una collana della Romar. A consegnare il premio Marcello Meschini della Romar, che è l'autore di tutti i premi che consegneremo questa sera e lo è da anni, cioè le ciliegie d'oro, il fontanone, il ratto dei Sabini e la dea bendata. Mi dicono che è impegnata con un fanciullo appena nato, quasi, e giù col bambino che piange. Allora, quando il bambino ha finito di piangere, premiere con Michela Ramazzotti. Adesso, credo che chiunque abbia lavorato con i bambini e con i neonati sa benissimo che bisogna adeguarsi ai loro tempi e non possiamo pretendere noi di imporre loro dei tempi. Siamo in perfetto clima cinematografico. Allora, andiamo avanti, ed è il premio attrice rivelazione nel film Alza la testa di Alessandro Angelini, Anita Kraus. Ecco, Anita Kraus per Alza la testa, questo microfono non funziona, ce ne abbiamo un altro. Il gag dei microfoni ce la porteremo avanti tutta la sera. Dicevo, un ruolo difficilissimo, sostenuto talmente bene che da lasciare perfino qualche dubbio sull'identità sessuale del personaggio che Anita interpretava. Credo che a questo punto non abbiate dubbi, era semplicemente solo bravissima, e quindi che dire. Grazie a questa giuria che mi ha votato, sono molto contenta di aver conosciuto alcuni signori prima della vostra giuria. E ecco. E sono molto contenta di essere qui perché non sono potuta esserci quando avete presentato il film al pubblico, cioè venuto Alessandro Angelini e Gabriele Campanelli. E quando ho detto a casa che avrei portato non delle medagliette di plastica o di ma dell'olio e delle ciliegie, da Gorizia tutti quanti hanno detto bene, non solo perché il premio sanno che porta fortuna, tutti quelli che hanno vinto il premio di rivelazione poi si sono rivelati tali, cioè degli attori, ma perché tutto filerà liscio. Usarlo a dedicare il premio anche a qualcuno, il personaggio di Sonia, nel film di Alessandro Angelini, mi ha insegnato quanto è importante essere riconosciuti, proprio da un sessuale che chiede agli altri di essere riconosciuto per quello che si è. E io dedico questo premio allora a tutti quelli che hanno il coraggio di essere se stessi e di farsi riconoscere per quello che sono.